C'è un dato di certezza, e cioè la permanenza della cosiddetta legge salvacaccia, che comunque qualsiasi tipo di ricorso o altro, la stagione non può essere interrotta perché garantita da una legge che riuscì a far fare un paio di anni fa. A ciò si aggiunge il fatto che la Regione ha fatto il calendario venatorio, il migliore che poteva essere possibile fare, e gli ambientalisti non hanno neanche fatto ricorso contro il calendario venatorio. L'anno scorso il ricorso l'hanno perso male. Penso che si siano fatti un po' di male dal punto di vista giuridico, quest'anno non hanno fatto ricorso. Questo sta a significare che c'è un calendario venatorio che garantisce l'esercizio della caccia senza alcun tipo di problema di carattere giuridico. Speriamo che non succeda come l'anno scorso e che intervenga il governo nazionale con tutti i problemi che ci sono in questo paese per andare a cercare di ritoccare il calendario venatorio. Abbiamo migliorato anche un po' le norme. Quello che abbiamo potuto modificando la legge regionale sulla caccia e quindi semplificando il sistema di segnatura delle giornate sul tesserino, abbiamo superato un problema di una legge nazionale bruttissima, fatta a maggioranza dal Parlamento, sempre purtroppo su proposta del governo, c'è cioè l'obbligo di segnare la selvaggina migratoria al lato dell'abbattimento, che detto così significa quasi niente. Abbiamo prorogato per la stagione venatoria in corso il sistema vecchio e quindi la migratoria in Liguria, penso che saremo l'unica regione italiana, si continuerà a segnare a fine giornata e dalla stagione successiva si segnerà all'atto dell'abbattimento comprovato dall'avvenuto recupero. Questa cosa è scritta in legge, non l'abbiamo scritta su atti così un po' leggeri come gli atti amministrativi perché altrimenti qualcheduno avrebbe potuto fare ricorso. Abbiamo migliorato anche, abbiamo dato una migliore interpretazione su quelle che sono le strade dalle quali deve essere rispettata la distanza. Abbiamo fatto il massimo che si poteva fare. Sicuramente il mondo venatorio si aspetta di più, ma il massimo per quanto riguarda il periodo venatorio in deroga dello storno. Abbiamo cercato di recuperare un'altra cosa brutta voluta dal governo e approvata dal Parlamento a livello di modifica della legge nazionale, reintroducendo la possibilità di usare il foraggiamento degli ungulati nel caso in cui il foraggiamento serva per tenere distanti gli ungulati, in modo particolare il cinghiale, dai luoghi dove fanno danno. È giusto che sia vietato foraggiare gli ungulati nei posti dove possono arrecare del danno, ma è altrettanto giusto foraggiarli altrove dove questo tipo di iniziativa serve per tenere distante dalle zone dei danni gli ungulati. È una cosa che io ho un po' voluto e qualcuno l'ha anche criticata, ma credo che sia giusto così. Vede, il cacciatore nel momento in cui pulisce i sentieri, nel momento in cui pulisce le aree attorno agli appostamenti di caccia, migliora l'ambiente dei boschi, nel momento in cui interviene, a volte anche a caccia chiusa, anche nelle zone di divieto per controllare faunisticamente il cinghiale, ad esempio, quindi per fare degli abbattimenti che vanno extra alla caccia per limitare i danni, questo tipo di lavoro per il cacciatore può essere visto in un certo modo, ma per la società normale deve essere visto come, a mio avviso, come una sorta di servizio civile, una cosa importante che il cacciatore fa. E allora, se vogliamo classificare meglio, qualificare meglio l'immagine del cacciatore che fa questo tipo di servizio civile, abbiamo scritto nella legge che non si può disturbare il cacciatore quando fa questo lavoro e quindi è prevista anche una sanzione per chi arreca disturbo, per chi impedisce il regolare svolgimento della caccia.